quanto vale la nuova Aquila Neon qui su Adopt Me? Oggi lo scopriamo subito. Qui c'è ancora questo piccolissimo cagnolino super extra mega triste. Ma siamo sul mio profilo secondario, eccoci qui, no grazie, ci siamo connessi per il primo giorno e ho preso 25 dollari e forse prima o poi andremo al propulsore Da Vinci. Andiamo su chiudi. Mi sono ricordata, raga, di metterci l'outfit, quello lì almeno simile al mio. E abbiamo un po', ok, colleziono un pezzi perché mi sono passata appunto il pet. Qui che cosa abbiamo? Una bellissima ricompensa, ok? Allora, il pet in questione che andremo a scambiare è questo qui, l'aquila calva, molto carina, molto coraggiosa, non so perché ho detto coraggiosa, molto carina. Con me ho una pozione fly per renderla ancora più maestosa, ma prima andiamoci a vedere effettivamente quanto vale su Adopt Me Trading Values. Sì, mi avete detto in tantissimi franci, questo sito non va bene, questo sito non ti fa vedere davvero quanto valgono i pet, è un po' uno scammino, ma gli altri siti, tutti quelli che mi consigliate, il mio computer rifiuta di aprirli. Mi parte l'antivirus che fa blam blam blam, una minaccia è stata rilevata. E quindi raga non riesco ad accederci. Ma possiamo vedere che la nostra aquila calva, la nostra carinissima aquila calva, si trova al 26° posto da sola. Cioè non ci sono pet dello stesso valore, potete vederla. È qui al 26° posto. Qui sta iniziando a fare caldo. Sapete, finestre chiuse, luci accese così, mamma mia, sto squagliando. Allora la vediamo al 26° posto, da sola, totalmente da sola, non a pet sulla stessa linea, ma comunque si trova sotto il pink cat, ma sopra la kitsune glaciale, cioè per farvi un range. Se ci andiamo a vedere il suo valore base, vale un bel po' di cose, ok? Sono tutte cose che in realtà, se devo dirvi la verità, se devo essere sincera al 100%, sono tutte cose che in realtà non mi interessano. Però vi ricordo che noi facciamo questo video per, ragazzi, vedere il valore di un determinato pet. Le persone offrono o non offrono per questo pet? Vale la pena o non vale la pena fare un determinato pet neon? Quindi investirci tempo, soldi, risorse, perché vi ricordo che questo pet costa Robux. Se ci andiamo a vedere invece proprio quella neon, quella che andremo a scambiare oggi, c'è il veicolo che mi interessa, il veicolo arcobaleno mi interessa molto, però c'è anche l'unicorno leggendario neon, questo nuovo che mi manca, un neon. Tutta sincerità, io mirerei o a questo veicolo o a questo pony. Fatemi fare un check che tutto stia registrando. No, perché non vi ho tolto la schermata. Quindi che cosa ho fatto, ragazzi? Sul profilo semplicemente ho modificato il profilo, ho messo il pony maestoso e ho messo la nuvola come veicolo leggendario. La nuvola come veicolo leggendario mi manca. Ho qui sull'iPad il mio profilo principale, come al solito, per essere sicura di non perdermi nulla. Quindi io mirerei un po' a queste due cose oggi. Facciamo un check che tutto stia registrando. Sì, ok, adesso tutto sta registrando. Quindi mirerei un po' a queste due cose, però non sono sicura, non sono certa. Tutti possono farmi trade, interazione, scambi tutti, ok? Allora, qui fuori qualcuno ha messo un pappagallo flyer hide. Carino, interessante, voto 100, ma penso che allora tutti siano qui dentro. Ok, allora, il server non mi sembra malaccio. Ci sono un bel po' di pet carinissimi. Il dalmata mi piace un botto. Di dalmata, se non sbaglio, ce ne ho addirittura solo uno. Infatti ce ne ho soltanto uno ride. Allora, per il momento il mio pet non è fly, quindi io vado qui e vado a scriverci trade neon bold, perché mi pare che si chiami bold e Agle. Ok, abbiamo già una richiesta, accetto questa. Ok, stavo per cliccare sul rifiuta, non ho la più pallida idea del perché lo stavo per rifiutare, però va bene. Allora, hi, accetto tutto come yeah, sure, scammer. Cioè, allora raga, questo accetto qualsiasi cosa. Ci riprova? Questo ci riprova! LOL, you knob. Mi ha scritto che sono una noob, quindi non so giocare, non ho niente. Io ho risposto semplicemente, bro, non lo sai. Stai zitto, va, che è meglio. Allora, che carino, questo è proprio Neon come mi piace, come lo vorrei.
Allora, facciamo così, vediamo se la riusciamo a fare fly. Cioè, non è che se la riusciamo a fare. Facciamolo fly, attiriamo l'attenzione. Quello è proprio carinissimo, raga, Neon. Mi sa che è la prima volta che lo vedo. Non ho fatto feedback. È la prima volta che credo di vederlo Neon, quel pet. Davvero, davvero, davvero bello. Dov'è? Guardatelo quanto è bello. Cioè, guardatelo! Senti, profilo. Looking. Senti, senti, bro. Io ci provo perché a me questo pet piace e lo voglio. Facciamoci una prova. Cioè, raga, se va, va. Io ci provo. Perché mi piace. Lo voglio. Io ne ho uno solo, ragazzi, di questo. Se gli va bene, io faccio. Ash. Che brutta persona che sei stato, Ash. Sei stato molto cattivo, Ash. Ok. Ok, Bullfrog, ragazzi, è la mia maledizione il Bullfrog, lo sapete. Cioè, ce l'ho lì, mi sa che qui dietro non l'ho messo, ma anche dagli ovetti piccini mi esce sempre il Bullfrog. Ok, quindi no. Devo dirvi, no, thank you, gli adesivi non sono proprio un qualcosa che sto cercando adesso. Grazie però. Volevo quello. Che cattivo. Volevo proprio quello. Volevo il Majestic Bonnie. Ci ho sperato un sacco. Carino anche questo. Il Griffin non è tra i miei pet preferiti in generale. Neon, Mega, base, diamante. Quindi no, thank you. Volevo quello. Volevo il Majestic. Vabbè, se tanto può essere. Se n'è andato. Mi sa che il Majestic Pony se n'è andato anche. Quindi gli avrei dato questo. Questo è un pet Robux. Costa quasi 2000, quasi 2000 papozze, questo. Quindi, costa un. Allora, comunque ho avuto un. I'm the Roblox King, ok. Signor Roblox King, mi piacerebbe. Ok, la Kitsune non si trova più, il Floor the Ice non si trova più, Robodog non si trova più, credo che mi metterà quattro pet che non si trovano più, Pavone non si trova più. E una falena acerosa. Guarda, sta mettendo davvero bei pet. Tutti leggendari e tutti che non si trovano più. Addirittura un Bago. Bellissima questa offerta, davvero davvero bella. La falena credo di averla anche Neon. E vabbè, ci ha messo anche un bel betta fish che è leggendario. E farei nice, really nice offer, but no thank you. Really, really nice offer, but no thank you. Io sto cercando i pet che desidero. Che adesso che l'ho visto dal vivo, voglio l'unicorno. Voglio il pony. Però ok, io come al solito, raga, mi concedo di cambiare server un paio di volte. Ammetto, no, raga. Allora, ammetto che è veramente bello. Cioè, guardatelo quanto è bello. Vedi, nessuno ti sta pensando. Nessuno ti sta pensando. Dammi questo pony e chiudiamola qui. Chiudiamola qui. Da amici. Alex, come ti chiami? Ash. Ash Ketchum. Siamo entrambi. Sei palesemente un fan dei Pokémon. Io sono una fan dei Pokémon. Oh, sta facendo uno scambio? Ok. Vabbè, dai, raga, ti stanno offrendo belle cose. Un Ancient Dragon Neon Ride, un Polipo Neon Fly Ride, il Baku che non si trova più, gli stanno facendo una bella offerta, lo ammetto. Però potevi darlo a me, signor Ash. Potevi darlo a me. Guardatelo quanto è bello. Allora, non è che ci stanno pensando più tanto, quindi questa cosa è molto triste. Questo server è stato un bel server. È stato un bel server. Speravo di. Oh, scoppia palloncini. Mannaccia, pensavo che. Perché mi ha censurato? Ah, forse perché ho scritto troppe volte. Beh, aspetta, facciamoci un giro. Magari c'è qualche pet che mi interessa. Il pesce combattente blu neon, anche molto bello. Ma. Fatemi vedere. Già ce l'ho. Mi manca il base. Mi manca il base. Però neon già ce l'ho. Quindi, ok. Questo. Carino, Pegaso. La licorno, che no, il Widget Horse credo che sia. Ce l'ho normale, non ce l'ho neon. Molto, molto carino quello, mi piace parecchio. Però mi piaceva una volta tanto che avrei voluto. Dai, ci riprovo. O gli stanno facendo ancora altre offerte? Ok, gli stanno facendo. Ah, okay. Vabbè, sta ancora trattando con l'Uigetto. Allora, facciamo un'ultima tentativa, altrimenti ce ne andiamo. Altrimenti ce ne andiamo e cambiamo server.
Qualcuno è corso da noi, due persone si sono avvicinate correndo verso di noi, tipo Watermelon e... Vabbè, Watermelon se n'è anche andata, cioè Watermelon si è fermata, quindi ok. Ma cambiamoci server, dai, ci cambiamo server, andiamo in un server più uomo nasghè e vediamo come va. Fila di 5, possiamo farlo, ce la possiamo fare. E siamo tornati, dai ragazzi, non ci abbiamo messo niente, non ci abbiamo messo niente, chiudi, Aquilotta. Oddio, ci siamo. Ok, va bene, ci siamo un po' incastrati. Non era questo l'obiettivo. Andiamocene al centro, passando direttamente per di qua. Cosa vedono i miei occhi? Sono bei pet. Abbiamo Tartaruga Neon, Cerbero Neon. Bei bei pet. Mi piacciono. Interessanti. Potevano essere qualcosa di meglio, assolutamente sì, ma non mi sembrano nemmeno malissimo, malissimo, malissimo. C'è il Fantasmino Neon che è bellissimo. Non è che... Allora, secondo me potrebbe essere un bel server. Però, aspettate, questo tiene scritto: guardate i miei pet. Questo è ricco, no? For good offers. Ok, Neons. Ok, sta facendo già uno scambio. Pinguino Neon, ok. Ok, ha fatto. C'è un Evil Unicorn. Lo vedo lì in lontananza. Un Robodog Neon. Che carino il Robodog Neon. Quello che cos'è? Non lo so. Ah, un Godzilla, un Ghidorah. Che se nessuno ci pensa, raga, pure cambiamo server. Non ci mettiamo niente. La scimmia Neon anche è carina. Ok, non lo censura, vabbè. No, vabbè, raga, nessuno proprio ci sta pensando. Quindi cambiamoci server e basta. Volevo quell'unicorno, volevo quel pony. Volevo tantissimo quel pony, mannaggia loro. Ok, subito, subito, subito. Abbiamo fatto, decisamente subito. Vediamo un poco. Allora, Pony Neon è la prima cosa che ho notato. Un bel pony neon. Vediamo, pinguini mega. Bello il coccodrillo neon. Molto bello, secondo me la mia aquila per quel coccodrillo ci vale. Vabbè, lista dei desideri. Ho questi. Ok, Axelot. Axelot Taxi. Una lucciola. Ma la lucciola mi sembra si trova ancora. No, thank you per la tua lucciola, davvero molto carina. Hanno provato, ricordiamoci sempre, raga, che hanno provato a scammarmi. Carino il Blue Dog Neon. Ok, non ha fatto il profilo. Ok, boss. Boss Milà. Milà, cala. Oh, Camalarion Teride. Se ci aggiungi un altro qualcosa. Già ce l'ho il Camaleonte. Ma se... No? Dai, non vale. Sorella. Grazie, ci sto, ma chi te l'ha chiesto? No, no, grazie. Ce lo cerco. Lo voglio io, no? Poi, tra l'altro, ho messo qui. Non ho messo che ve lo voglio. Certo. Certo! Ok. Lo vuoi anche tu gratis? Ok. Belli tutti i stickers messi così. Allora. Offer please. Non ho niente, ho solo questo, sono il fratello. Cioè, non posso offrire, ho solo questo. Ok, Darry. Allora, ha un bel po' di cose, per trade. Decisamente un bel po' di cose per trade. Carina la Tamia, ma non è che mi sconfinfera. Dei pet che sta scambiando, in realtà non è che ce n'è qualcuno che mi interessa, purtroppo. Mi piace molto questo non ce l'ho, raga. Lasciami pensare. Lasciami pensare. Perché, raga, questo mi piace. Questo mi piace. Ma c'è il fatto che io non so se si compra ancora. Fatemi vedere un attimo. Perché questo si comprava con i Robux, ne sono più che certa che Pegaso si comprasse con i Robux. Sono tentatissima di accettare, raga. Capricorno. Royal Spy. No, si compra ancora. Si compra ancora. Posso sempre comprarlo e farmelo da sola. Pensavo che non si trovasse più, invece si trova nel pet shop. Entrambi si trovano ancora, però è neonato. Se solo ce l'avesse Neon. Ok, Team Roblox. Fammi vedere, Team Pony Maestoso, uno solo, però mi interesserebbero di più Coccinella Dorata, Pesce Volante Neon. Toro da Rodeo, Toro da Rodeo.
Sorry, no sorry. Sta facendo belle offerte, raga. Sta facendo delle belle offerte. C'è anche il pony maestoso, ma io il pony lo volevo Neon, quindi ti ringrazio. No, thank you. Che dite, ci cambiamo ancora server? Cambiamoci ancora server. L'ultimo cambiamento di server questo sarà. E siamo tornati. Siamo tornati. E siamo di nuovo qui. Io nel frattempo sto facendo crescere la mia luna, la mia tigre lunare. Allora, no. Andiamo su USA, vediamo com'è il server. Ok, subito una richiesta. Dimmi che sei già giusta. Dimmi che tu sei giusto. Leoncino. No, thank you. Don't offer about me. Questo non so che cosa vuol dire. Aspetta, aspetta, guardate. Sta scambiando 4 pony. Ti do questi. Ti do questo se tu mi dai 4 pony. Ti do questo se tu mi dai 4 pony. Me lo faccio da solo, Neon. Che ne pensi? Ti interessa? Vai. Raga, per me va bene. Quest'aquila non mi piace e io il pony Neon lo voglio. Quest'aquila non mi piace per niente. Per me va bene. Per me, pet dell'evento contro pet dell'evento. Oh. Thank you so much! Thank you so much! Li volevo tantissimo, raga. Li volevo tantissimo questi pony. Li volevo tantissimo questi pony! Arrivederci. Li volevo un botto questi pony. Ora voi ragazzi potete dirmi quello che volete. Potete veramente dirmi quello che volete. Franci, ma che cosa hai fatto? Che lose! Raga, volevo tantissimo. Voi sapete come faccio gli scambi io. Voi lo sapete come faccio gli scambi. Io li faccio a sentimento, decisamente a sentimento. Questa sono io, ok. Aspetta, mi sono... ok, scambia. Perfetto, tieni. Sono troppo contenta. Questo me lo sto tenendo perché voglio fare la missione. Anche se forse mi converrebbe fargli fare le due missioni e poi ripassarmelo, così me lo no, vabbè, me lo tengo. Sono troppo felice. Ah no, c'avevo anche un toy da aggiungere, mi pare. C'ho questo. Poi devo passare... no, la bolla umana me la tengo. C'ho questo. Tutti questi token non li posso usare. Accetto, ho capito. Sì, sì, ho capito, vai. Quindi ragazzi, voi che cosa ne pensate? Avreste... secondo voi ho sbagliato, non ho sbagliato, dovevo fare meglio, potevo fare meglio? Fatemelo un po' sapere. Queste però sono state tutte le offerte che ho ricevuto per questo pet. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Tra l'altro ragazzi, dobbiamo ringraziare dei dreamer di platino che si sono aggiunti alla Dreamers Squad. Abbiamo Raffaele che si è abbonato in live. Grazie mille Raffaele. Un mega bacione per te. Grazie mille anche a Michela che si è abbonata anche lei in live. Un mega extra bacione per te. E poi abbiamo Magic che si è riabbonato dopo un mese. Grazie mille Magic, grazie mille a tutti per il supporto ragazzi, bacioni, bacioni per voi. E se tu che stai guardando questo video e non sei ancora iscritto al canale, cosa stai aspettando? Tappa sul pallino e poi si iscriviti per diventare un membro della famiglia. Mentre per vedere altri video presenti sul mio canale ti basterà cliccare tipo sulla miniatura che è uscita da questo lato. Io vi saluto, ci vediamo domani con un nuovissimo video e mi raccomando, non smettete mai di sognare. Ciao!